Con l'Udinese, aveva pensato qualcuno in casa rossonera, faremo un bel Natale anticipato. Ma i babbi Natale sono stati proprio quelli del Milan. Mercoledì PSV, che non significa poi si vedrà, bensì Coppa dei Campioni. È vietato rilassarsi, quindi. Bigon è un ex rossonero abbastanza refrattario ai risultati esterni. A parte Baresi e Rijkaard assenti per forza, in frigorifero pure Lentini, Gullit e Simone, e dentro Evani e Savicevic. Il montenegrino, pezzo raro della collezione rossonera, viene esposto al pubblico raramente. Infortunati e malandati tanti tra i friulani. In campo da libero l'imberbe Pierini, qualcuno ha la vocazione al suicidio. Il Milan riesce a superare gli sbarramenti dell'Udinese, che è una squadra di angeli custodi. Nemmeno Kevin Costner, la guardia del corpo, farebbe di meglio. Ma certi miracoli capitano soltanto nei film americani e quando segna Albertini c'è chi dice che la goleada è pronta. In effetti sembra il Milan delle domeniche fortunate e delle giocate brillanti, ma a un certo punto le troppe palle gol danno a tanti la sensazione di due punti già in tasca. Papin, Savicevic, Evani, lo stesso Van Basten pensano, questi ce li mangiamo in insalata. Molti tentano la giocata di fino. Si sa come sono i rossoneri quand'è giornata sì. E le occasioni continuano a fioccare. Van Basten all'aria di chi, accingendosi a tornare a casa, nella natia Olanda, vuole portarsi un bel regalo. C'è chi si frega già le mani. La notizia del suicidio collettivo degli inseguitori arriva via radio. Qualche altro pensa in grande ed esagera un po'. Ma ecco la polpetta avvelenata, il cuoco dell'anno buca la difesa rossonera. Ora sono in tre oltre i difensori, ma quando dell'anno passa a Balbo, l'argentino è dietro la linea della palla. Non vale, gridano i milanisti, e invece vale. E l'arbitro rosica. Nella ripresa c'è il disperato assalto a Fortapache e inevitabilmente si apre qualche spazio pericoloso nel cuore della difesa rossonera. Ma l'Udinese è ormai sazia e si richiude. Certo, il Milan non è fortunato quando Savicevic centra il palo e la partita cambia parecchi personaggi e interpreti. Papin non gradisce la sostituzione, Balbo va via in barella, anche Van Basten colpisce il legno della porta. Non è giornata. Massaro rivela la formula magica a Simone, che però non riesce a centrare l'obiettivo. L'Udinese perde pure Pellegrini e gioca ormai con la forza della disperazione, ma dell'anno ha una palla che non sfrutta a dovere ed i tentativi di Van Basten appaiono ormai inutili. Perseguitati dalla fortuna, i friulani portano a casa un punto meritato e Capello dice: io credo che questo è un Milan, vi saluto, un Milan che gioca, un Milan che crea, purtroppo esistono gli avversari, esiste il portiere, esistono i pali e traverse. E ho sentito dire anche per vedere vincere il Milan bisogna andare fuori casa. Ultimamente sì.